pensiamo a Genova, Genova che ormai è un contenitore di non luoghi. Siamo circondati da centri commerciali che continuano a sorgere, che sono quanto di più distante da quello che invece era una piazza. Abbiamo perso l'abitudine a ritrovarci nelle piazze, a socializzare nelle piazze. La socialità crea anche il presupposto per cui ogni cittadino possa avere un ruolo fisiologico e naturale all'interno della comunità. Quindi la biblioteca di pubblica lettura può essere, da suggerimento, per fornire anticorpi a questo stato attuale di cose. La biblioteca non deve essere intesa come uno spazio dove i libri vengono archiviati e mantenuti, ma la biblioteca di pubblica lettura, vissuta proprio come uno spazio liberato, dà la possibilità di ritornare effettivamente alla messa in contatto di generazioni. Quindi pensiamo ad esempio a una biblioteca dove l'accesso non è limitato a intellettuali e studenti, ma dove anche gli anziani possono partecipare, la parola proprio partecipazione, partecipare alla vita sociale, poter mettere finalmente a valore quella che è l'esperienza di una vita e di un vissuto. Dire una cosa come questa al giorno d'oggi può sembrare paradossale, pensare che l'esperienza di una vita possa essere una ricchezza. Per me non lo è, per me questo è il punto da cui bisogna ripartire. Però le biblioteche, e lei sottolineava questo aspetto, servono troppe poche persone. In Italia la percentuale di persone che utilizzano le biblioteche è più o meno attorno al 10%, con punte in basso spaventose tipo il 2% in Puglia, e anche se poi il paese dichiara alcune migliaia di biblioteche aperte al pubblico. Tra l'altro tutti questi sono luoghi che costano, non è che costano poco, magari i bibliotecari si lamentano perché non possono acquistare libri, perché non hanno nel loro bilancio materialmente la possibilità di acquistare libri, dopodiché il personale, l'edificio, il riscaldamento, cioè tutto questo ha un costo. E veramente questo costo è per servire poche, in alcuni luoghi, poche manciate di cittadini. Non è il caso delle biblioteche di Genova, io anche l'altra volta quando sono venuta sono stata alla Berio che ho visto strapiena di gente, però non mi è sufficiente neanche che siano così alcune strapiene di gente, perché vorrei capire che persone frequentano questi luoghi. La biblioteca deve essere altro da ciò che è stato definito, non solo un luogo aperto, ma anche un luogo che è capace di riempirsi di qualcosa che va oltre l'oggetto tradizionale, il libro. Ed è interessante notare come tutto questo non sia mai accaduto, né si sia mai discusso in Italia di aprire la biblioteca alla fruizione di altri servizi che la fanno luogo sociale, che creano una resa, un rendimento sociale. Non è un caso, come non è un caso che si sia parlato in questi anni in Italia e altrove di aprire supermercati alla fruizione di altre merci. Perché non vendiamo le aspirine nei supermercati? Perché non facciamo le agenzie di viaggio dentro i supermercati? Perché non costruiamo, come dire, una collezione di merci che vadano oltre i prodotti tradizionali del supermercato e li mettiamo in vendita in nome, sia di una, come dire, filosofia di liberalizzazione del mercato, sia in nome anche di una diffusione delle forme di profitto. La differenza tra la biblioteca e il supermercato è la biblioteca è un luogo di gratuità. Ed è questa la differenza sulla quale ci dobbiamo interrogare. Perché ci hanno sempre detto, ma scusate, in biblioteca si va a leggere un libro, perché dovremmo darvi internet, dovremmo permettervi di compilare un curriculum vitae, perché dovremmo aiutarvi voi extracomunitari a trovare non soltanto un luogo, un'oasi, uno spazio di benessere mentale o civile, ma anche un aiuto concreto, perché farne luoghi di socialità se è gratis? E no, quando si paga, quando si scambia, quando c'è la merce, quando c'è il baratto, allora ci interessa aprire i luoghi, farli diventare cose in più rispetto a quello che erano all'origine. La biblioteca, che deve semplicemente cedere gratis sul libro, può limitarsi soltanto a questo. C'è un concetto di fondo che va ripercorso e forse capovolto prima di capire come organizzare concretamente la biblioteca. Servizi in tempo di crisi. Tra questi servizi io ci metto anche i servizi culturali, le biblioteche, e non accetto la contrapposizione che a volte viene fatta tra
cultura e non so, servizi e servizi sociali intesi come assistenza a persone in condizioni di grande emarginazione, la contrapposizione tra cultura e manutenzione delle strade. Non è accettabile questo tipo di contrapposizione, cioè noi non possiamo vivere senza cercare di rendere viva la nostra cultura, ecco, non possiamo, secondo me, almeno siamo una minoranza, per cui mi rendo conto che il ragionamento può essere difficilmente diventa maggioritario, ma dobbiamo impegnarci perché lo diventi. Ecco, secondo me noi non siamo fatti a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. E allora il libro, le biblioteche sono essenziali. E questo è l'impegno che un amministratore pubblico deve assumersi, sapendo che è difficile amministrare, che i bilanci sono quelli che sono, ma l'invito a parlare di non solo a parlare di biblioteche, ma direi ad occuparsi di biblioteche, è un invito che deve assolutamente essere accolto. Grazie.